su quella piano potremmo andare. Grazie a tutti, grazie della chiarezza con cui sono stati esposti gli argomenti. Volevo ribadire la mia presenza qui, penso che non ci siano dubbi, la nostra appartenenza a questa lotta giusta, io dico, ritengo giusta perché prima per la salute delle popolazioni, poi per gli sviluppi occupazionali che falsamente, erroneamente sono stati promessi, poi perché ritengo che l'ente parco debba, come dicevano i signori, i dottori che mi hanno preceduto, Maria Antonietta, debba innanzitutto garantire uno sviluppo ecocompatibile del parco, una difesa del territorio e delle nostre risorse naturali. Io porto la mia esperienza innanzitutto perché ho lavorato anche nel passato per circa 3 anni all'ente parco. Già da allora, non ce n'era bisogno per quelli che poco poco vedevano un po' più distante dai loro passi, ma alcuni sono stati bigotti, e appariva chiaro che questo progetto non fosse assolutamente compatibile per le finalità dell'istituzione dell'ente parco. Perché dico questo? Perché mi è bastato, ma roba di 5 minuti, fare un calcolo delle provvigioni di legname occorrenti per, c'è Biagio Pettillo, un mio collega, per vedere che non sarebbe bastato tagliare al raso tutto il territorio dell'ente parco del Polì, cioè tutti i boschi, per funzionare un'arma centrale. Dico uno, ed era questo, ci è apparso subito evidente. Due, quale progetto si può presentare? Noi siamo tecnici, penso altri signori, altri colleghi sono tecnici. Qualsiasi progetto che ci viene chiesto, bisogna, ci vengono date delle prescrizioni, pure per un piccolo taglio bosco, giustamente dico io. Non era presente un piano da parte di Enel di sfruttamento del nostro territorio compatibile con il territorio, appunto, cioè le famose compensazioni che si vogliono dare, ambientali, io non parlo in termini monetari. Sarebbe bastato pure il piano di approvvigionamento di cui parlava l'avvocato Bonafini, cioè queste nuove essenze forestali di rapido accrescimento, per cui che si utilizzano nelle centrali a biomasse. Cioè magari fatto un piano dove si poteva fare l'approvvigionamento di queste masse, niente, niente di tutto questo. E questo mi è sembrato subito assurdo, per assurdo. Poi dico un'altra cosa, sarò breve, dovete scusare, oltre a ribadire il mio pieno appoggio a questa iniziativa, ci mancherebbe, io sono convinto che ne usciremo tutti quanti vincitori. Vincitori noi popolo, non noi amministratori. Io credo che la nuova politica, e parlo della regione Basilicata, quando riguarda la Calabria, sicuramente i calabresi pure vedranno la loro, la politica del nostro territorio del parco deve tener conto, deve dialogare con noi amministratori. Dico questo perché per la regione Basilicata, come penso la regione Calabria, prende delle premialità da parte della comunità europea perché ci sono presenti in Basilicata 2 enti parchi. Allora, perché questi soldi, questa è la premialità, non vengono messi su uno sviluppo veramente ecosostenibile, sulla forestazione, dico uno, nuove fonti di lavoro, quindi inutile illudere per il lavoro nell'Enel proprio dico lavoro delle persone, la forestazione intesa come cura dei boschi del territorio, come dissesto idrogeologico. Bravo. E in ultimo promuovere quelle iniziative che di produzione agricole ecosostenibili, ecocompatibili, biologiche, che ne abbiamo tanti nella zona. Vecchie mele, vecchie pere, melanzane, patate di San Severino, fagioli, perché non ci vuole secondo me
un illuminato amministratore per capire queste cose. Vi ringrazio tutti e ringrazio il comitato che in questi giorni è stato qui. Mi scuso perché per motivi personali un tanto sono stato presente, però sempre, mi sono sempre sentito con il sindaco di Viggianello. Speriamo bene.